E siamo di nuovo qui, dopo la sfilata di moda di Valentina Milano, bellissima, particolare. Adesso un piccolo, vero, assaggio, Ilenia, del nostro Models & Panty Show. Esatto, insomma la nostra firma, la firma è firmata in versione Fashion Walking Street in corso Como, con un premio che alla fine sarà data una piccola coppa, vero Ilenia? Esatto. Saranno le stesse modelle in giuria per questa volta a darci il voto e a dare il verdetto. Quindi eccoci qua, iniziamo velocemente con Models & Panty Show. Diretta. Largo un pochettino. Ed ecco Ilenia, la prima modella con l'opera di Paola Pavita, la nostra immagine del gruppo, la bellissima Benedetta The World of Run, la nostra Miss Volto Aperante 2019. Bellissimo il quadro, bellissima, vero Ilenia? Poche parole. Una serata splendida in questo Fashion Walking in Street in Corso Como. E dopo una miss, un'altra miss, appena eletta, la bellissima Miss in Art Laura Pitillo, con un'opera fulminante, direi, come quella che ha vinto domenica scorsa il campionato per art, sempre di Patrizia Riccardo. Questa volta questo magnifico occhio che nasconde al suo interno un mondo, un sogno più che altro. E continuiamo con la bellissima Maria Vittoria Zacchè, con l'opera di una maestra milanese, la grande Anna Maria Bracci. Un applauso per queste opere, per queste modelle fantastiche. E continuiamo, parlavamo di una maestra, parlavamo di un'altra maestra floreale, la bravissima Maria Casarotti. Cavolo, complimenti. Tu sei andato spesso in vacanza nel Salento. E questi però sono i fiori riconoscibili. Francesca Milano, un'opera bellissima, ecco, andiamo stupenda. Avanti con appunto. Poi abbiamo sempre Francesca Milano, Con la bellissima Ciance Natur. Prima la modella con Maria Casarotti era la bellissima Sara Velardita. Applauso a tutte, Miss Eleganza Upper Art, appena eletta anche lei. Stupenda. Stupenda. E poi abbiamo Cinzia Minardi con la sua opera, nonché modella e artista, un applauso. Modella e artista favolosa, Cinzia, giovane, con i suoi giovani, con i suoi paesaggi. Corrupia. E continuiamo con una new entry, un ringrazio Alex Alberti per avere una presentata bellissima, fantastica Valentina Corruta, con l'opera e anche una modella, perché anche modella non è qui con noi, ma artista, la Luna Piombanti, una sorta di luna proprio, e non si dice la parola stessa. Favolosi vestiti accoppiati che abbiamo cercato anche nella nostra piccola Colors Theory del Models & Panty Show di abbinare i vestiti con i colori delle nostre opere. E continuiamo con Roberta, la conosciamo tutti, Roberta Mambuzzi, grande amica di Alex, un'opera di una ragazza veramente promettentissima, una piccola natura morta di Martina Schilo, che domenica scorsa ha vinto il premio della giuria per quest'opera. E quindi prego Roberta, con questa opera della brava Martina Schilo. E poi abbiamo adesso una bionda naturale, Nicole, con un'opera di Nicole da Como, direttamente da Como, questa modella, un'altra new entry con l'opera che è qui. Un applauso alla bravissima Tina Brosca, una chiave di violino materica di Tina. Prego, prego Nicole. Scusa, fai tutta la passerella. Gioia. Prego, prego. E concludiamo sempre da Como. Aspetta, sempre da Como, con la favolosa Alessia Puccini, di ritorno dalla Spagna, dove ho passato quasi tutta l'estate. Intanto finiamo con l'opera di Tina Ambrosca. E chiudiamo appunto con questo Models & Panty Show, poi lei faremo la premiazione, un attimino di pausa per capire chi ha vinto, con i colori fantastici di un artista favoloso, il titolare della piccola bottega onirica Viterbo, il bravissimo Francesco Medori. Prego Alessia. Prego Alessia. E con questo, prego, vado in fase di... Allora, Ilenia,
a te il palco in mezzo a queste bellezze per chiudere. Allora, prego i fotografi Erlan di... Allora, per me è stato un onore, tra poco di solito il post show la premiazione la facciamo sempre all'interno. Allora, io ringrazio tutti, una breve carrellata con te Elena, Alessia Fucile con l'opera di Francesco Medori, la splendida Roberta Mongusti con l'opera di Martina Stilo, Valentina Corruba con l'opera, con l'opera di Luna Piombanti, Cinzia Minardi con l'opera, Cinzia Minardi, complimenti. Elisa Ciancenato con l'opera di Francesca Milano, Maria Vittoria Zacchè con l'opera della maestra Anna Maria Bracci, la nostra grande Benedetta con l'opera di Paola Panica, che era qui però ma poco fa, la ringraziamo, poi la Miss Cinarte, Laura Cutillo con l'opera della campionessa per arte in carica, Patrizia Riccardo, tra l'altro questo evento vale nella nuova serie per arte 2019-2020. La nostra sala. Io non vorrei che la nostra amica Maria Casarotti si arrabbiasse, perché io credo che lei l'abbia concepito in questo modo. Lo so, però non lo so, però comunque, vabbè, comunque, ne abbiamo fatto in due modi. E si dice anche il vestito di Sara. Attenzione al vestito di Sara, la nostra Miss Eleganza per Art, Sara Velardita, e poi la nostra ultima nuova scoperta con Tina Ambrosca, che non la vedo qui, ma è qui con noi, con la bellissima Nicola. Quindi, Stefano, successore, io sono molto contenta di essere stata qui con te stasera, ma ci saranno tanti eventi da domani e poi certo, domenica, quindi ragazzi, grazie e mi raccomando. Vi aspettiamo per la prima edizione della Fashion Art allo Space 25 in via Buffetti 25 domenica 22 e invece domani che condurrai tu alla Villa Reale di Monza per la mostra e evento The Colors of Fashion. Grazie a tutti, ciao. A più tardi, grazie dal Caffè 900. Buonanotte. Una volta lasciato il quadro, puoi venire un attimo? Certo.